questo decreto fa una cosa molto semplice, cerca di portare l'Ungheria in Italia, cioè cerca di portare avanti il modello ungherese, cerca di smantellare l'unico modello di accoglienza che è in grado di garantire inclusione sociale, il modello di accoglienza diffusa, quello che vede il pieno coinvolgimento delle comunità locali, dei sindaci, la piena trasparenza sull'utilizzo dei fondi, non gli affidamenti diretti, ma delle regolari e trasparenti gare d'appalto, la possibilità di prevedere servizi di inserimento che sono fondamentali. Ecco, quello che stiamo vedendo invece è pure peggio di quanto avessero fatto i decreti sicurezza di Salvini. Era difficilmente immaginabile, ma ce la stanno facendo. Ce la stanno facendo. Perché dico questo? Perché non solo si smantella l'accoglienza diffusa per andare verso un modello di concentrazione delle persone, che abbiamo visto essere davvero quello in cui, diciamo, spariscono i diritti, si schiaccia anche la possibilità di inclusione, ma perché i punti di crisi che immaginano di poter costruire più o meno ovunque, queste procedure accelerate di frontiera, che diventano sostanzialmente possibili nella generalità dei casi, da un lato dicono che non bisogna per forza farle alle frontiere, e allora mi chiedo che senso abbia chiamarle procedure accelerate di frontiera, ma nascondono alcune insidie molto pesanti. Una di queste è il trattenimento per mesi delle persone che arrivano, magari per chiedere asilo, in hotspot, che sono, diciamo, delle strutture che non hanno un pieno inquadramento giuridico. Ecco, anche su questo noi continueremo a fare un'opposizione molto dura, così come l'avete sentito sull'idea di lasciare richiedenti asilo fuori dai SAI, cioè da quel sistema di accoglienza diffusa che passa dai comuni. Spero che sia chiaro che, diciamo, prevedere questo vuol dire prevedere di lasciare le persone più fragili in mezzo alla strada, come già era accaduto, lo dicono i numeri, dopo l'approvazione dei decreti di sicurezza, così come continueremo a batterci contro l'abolizione della protezione speciale, che a questo punto spero che anche Giorgia Meloni abbia capito di aver detto una bugia nel dire che è l'unico paese d'Italia.